L'arbitro ha visto, ha anche fatto un segno, un cenno di aver visto tutto. De Agostini galoppa sulla sinistra, riesce a mettere un pallone in mezzo, ha la possibilità di calciare a botta sicura Butti, suo tiro viene respinto. Rosati entra in area di rigore, si mette la palla sul sinistro, la piazza, poi manca. Tanto stiamo per superare la boa di metà del quarto d'ora di gioco del primo tempo. Palla direttamente in area di rigore, Bussi, e poi con il sinistro cerca il dribbling Tonelli, perde l'attimo buono, anche perché è stato abile il difensore ad accolciare lo spazio impedendogli di caricare la Berta, e questo è un fallo ammonito. Beltrame, doppia ammonizione inevitabile, è arrivato in ritardissimo sul povero Forestan. Attenzione che l'arbitro ne ha ancora, probabilmente prende altri provvedimenti. Occhio che ha il cartellino giallo in mano, vediamo per chi. Allora torna sui suoi passi il signor Gai, perché prima del fallo c'era la posizione irregolare, in posizione regolare. Tanto Forestan comunque già rientrato in campo. Tonelli, la piazza sul secondo palo, Butti si alza di testa e poi la gira a rete, la palla è ancora in gioco. Altro pallone in area di rigore, attenzione per il tiro ribattuto da Gigli, a modo battuto. Smuzzane, scarsa propensione. Attenzione a Cabine, 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 in area di rigore, Cabine, Cabine fa sedere sia Tomanelli sia Molo in due circostanze, poi batte a rete e Molo si supera. Andata benissimo qui al Cerni Smuzzane, bravo Simone Molo, forse poco determinato Cabine nella circostanza, poteva fare molto meglio il bomber. De Agostini, Butti! Dalla solita legge del gol mancato, gol subito. Occhio al Adriese che... Altro contatto tra Gigli e Cabine, la palla filtra e l'Adriese con Rosati stavolta passa in vantaggio. Cerni Smuzzane 1, Adriese 2. Cerni si accaccia del gol del pareggio, prova a rimetterla in piedi la formazione di Principali. Gran cross di De Agostini, il pallone arriva tra i piedi di Bussi che in qualche modo riesce un tapping con palla sporcata dal portiere, c'era anche Volash nella zona delle operazioni, in qualche modo è quel che conta, riesce a pareggiare i conti. E qui l'ambiente carlinese, poi un tiro di Burato che scocca la Berta dal limite dell'area.